La Pasquetta si tinge di blu in occasione dell'undicesima giornata mondiale sull'autismo che come ogni anno si celebra il 2 aprile, data che quest'anno coincide con il lunedì dell'Angelo, una giornata istituita nel 2007 dall'ONU per accrescere la sensibilità collettiva, informare, formare e sostenere i figli del silenzio e le loro famiglie. Come di consueto, in molte città italiane i principali monumenti verranno illuminati di blu e si terranno numerose iniziative per accendere ulteriormente i riflettori su una sindrome cresciuta negli ultimi anni, tra gli appuntamenti previsti in città. Ancora una volta l'ISPED, infatti, in occasione della undicesima giornata mondiale dell'autismo, è coinvolta in una serie di iniziative che hanno come obiettivo la sensibilizzazione e la promozione dei diritti delle persone autistiche. Quest'anno però il lavoro è in rete con l'associazione Il Rumore del Silenzio, Progetto di Vita, Cooperativa Sociale Consenso, Ordine dei Medici, l'ASP, il Comune di Caltanissetta e l'appoggio solidale di due club service femminili, Fidapa e Inerwil. La rete permette un'incisività maggiore sul territorio e la possibilità di far pervenire messaggi legati alle problematiche dell'autismo a un maggior numero di cittadini. Anche quest'anno abbiamo pensato non di organizzare un solo evento, appunto, ma tre eventi. Il 6 aprile con uno spettacolo serale gratuito e aperto a tutti a cura di Ivan Giumento. Il 14 aprile con un momento di formazione a cura della dottoressa Marinella Zincale dell'Oasi di Troina e il 19 aprile con l'inaugurazione del centro diurno per correre in Contrada Roccella, che costituisce un punto d'arrivo ma anche un punto di partenza per le famiglie. Ora ci aspettiamo che il Comune e l'ASP facciano la loro parte. Le somme già sono state accantonate, quindi prima possibile dovrebbero partire i progetti legati alla possibilità di inserire anche dal punto di vista occupazionale quei ragazzi e ragazze autistiche che 12 anni fa erano ancora bambini che oggi sono cresciuti e devono avere assolutamente il diritto di potersi inserire nel mondo del lavoro.